tornati sul canale, benvenuti a un nuovo video. Oggi la seconda puntata delle letture estive, quindi un recap generale di tutti i libri che ho letto nel corso di quest'estate. Aspettatevene sicuramente un altro perché ne ho ancora un pochini lì e siamo ancora, manca ancora una settimana alla fine di agosto, quindi magari avrò ancora delle aggiunte, comunque sicuramente ce ne sarà un altro. Anche oggi, come nel primo video della serie letture estive, l'ordine è assolutamente casuale. Cominciamo con Una moglie giovane e bella di Tommy Wieringa, edizioni Iperborea. Questo era uno dei due titoli che io ho recuperato durante la promo Iperborea, quella con gli sconti. Me lo sono portata durante un weekend fuori porta, senza toddler peraltro, compatto, piccolo, il perfetto compagno di borsa per questi weekend fuori porta, davvero. Una lettura davvero piacevole. La storia è quella di un uomo, un professore, un ricercatore, professore scientifico di fama mondiale, che già avanti con gli anni incontra per puro caso una donna più giovane, particolarmente avvenente, ma soprattutto affascinante, che gli stravolge totalmente la vita. Quello che rende però veramente particolare il punto di vista di Wieringa e la storia in sé è il modo che viene scelto di raccontarlo. È quest'uomo in prima persona che ci racconta della sua storia con la moglie giovane e bella, ma anche il tipo di narrazione. È un po' come se questo scienziato portasse avanti un'anamnesi precisissima del suo rapporto con questa donna. È estremamente, non è cinico, ma è molto scientifico. È come se stesse dissezionando i rapporti interpersonali per tirarne fuori i meccanismi più nascosti e quindi riducesse poi ai minimi termini quella che è la relazione che poeticamente si chiama quella più difficile da definire, no? Una relazione d'amore, una storia d'amore. Ecco, Wieringa qua fa una dissezione di un matrimonio, una dissezione di un amore e lo riduce ai minimi termini e ci fa vedere cosa c'è sotto. Io l'ho trovato estremamente intelligente, molto interessante, rapido, incisivo, una di quelle letture che si fanno piacevolmente, che scorrono molto veloci ma che poi, una volta chiuso il volume, rimangono nella testa e continuano ogni tanto a farci riaffiorare delle ulteriori riflessioni. Veramente un ottimo libro. Libro che ho amato ma che non batte il mio amore per il primo contatto che ho avuto con questa autrice è Le cose che non ho detto di Azar Nafisi. Ancora una volta un recupero che avevo fatto durante le promo di inizio estate. Adelphi faceva gli sconti sul suo catalogo e io mi ero riportata a casa questo. Io ho adorato leggere Lolita Terane, uno dei libri che più mi hanno segnata e che più ricordo con piacere. Azar Nafisi è una studiosa, una professoressa iraniana che ha avuto la possibilità, chiamiamola così, di conoscere l'Iran pre e post rivoluzione e che ne ha vissuto sulla propria pelle le conseguenze più dirette, dalle più piccole conseguenze a quelle più mastodontiche. È una donna che ha avuto due mariti, che è stata all'estero per molto tempo e che poi ha scelto di rientrare in Iran. E in Iran ha scelto di insegnare una materia ostica per un regime come quello iraniano, come la letteratura straniera, in particolare la letteratura in lingua inglese, la letteratura americana. E in leggere Lolita Teheran lei racconta benissimo quello che è la sua carriera, ma soprattutto il suo rapporto con la letteratura e con l'insegnamento e il rapporto che il regime ha con questi due grandi valori della nostra cultura. Questo, Le cose che non ho detto, è invece più incentrato sulla sua vita, se vogliamo, personale, ma soprattutto sulla storia della sua famiglia. L'Anafisi qua ci racconta la storia dei suoi genitori, con una grande attenzione al ruolo di sua madre, con cui lei ha sempre vissuto un rapporto di amore e odio,
ci racconta la storia di sua madre, di come ha incontrato suo padre, di come si sono sposati, di come è nata la famiglia e quando poi è entrata anche lei nella vita dei genitori, quindi dopo la sua nascita, ci racconta la sua visione in presa diretta, ma anche quello che ha scoperto a posteriori della vita dei genitori. Genitori che sono stati fortemente coinvolti nella vita politica iraniana, il padre è stato sindaco della città di Teheran, la madre è stata una delle prime donne elette nel Parlamento iraniano. Quindi personaggi di spicco, personaggi che hanno vissuto sulla propria pelle i cambiamenti politici di questo paese, il padre è stato anche incarcerato per un lungo periodo. È un libro molto interessante che sicuramente aggiunge dei tasselli a quella che è la mia conoscenza della storia iraniana, che è veramente minima perché purtroppo a scuola io non l'avevo studiata e quindi mi fa sempre piacere leggere questo genere di libri che arricchisce anche il mio bagaglio culturale, storico e politico, però non batte secondo me leggere Lolita Teheran, cioè se volete leggere un libro della Nafisi e dovete scegliere, scegliete al momento leggere Lolita Teheran. So che ne è uscito un altro che si chiama La Repubblica dell'Immaginazione e mi riprometto di acquistare anche quello, così poi vi so dire. Veniamo poi a due testi che si occupano di non fiction e di letteratura e critica letteraria, che sapete essere non tanto il mio pallino quanto la mia specializzazione, quindi sono testi che mi interessano sempre moltissimo. In particolare a inizio estate le edizioni EO hanno pubblicato Elena Ferrante Parole Chiave di Tiziana De Rogatis. Ora, la professoressa De Rogatis è un auctoritas per quel che riguarda le letterature e questo non è il primo titolo in cui lei affronta l'opera di Elena Ferrante. Elena Ferrante che è entrata di diritto tra gli autori fondamentali della letteratura italiana e anche della letteratura italiana all'estero, qui ne analizza l'opera in toto, quindi non solo L'amica geniale, ma tutta l'opera della Ferrante, e da questo punto di vista sono stata molto contenta di essere riuscita a recuperare anche L'amore molesto prima di leggere questo, ma sono contenta proprio perché la Ferrante ha dei temi ricorrenti, ma anche dei filoni che separano le sue opere una dall'altra ovviamente, e la De Rogatis porta per mano il lettore attraverso le tematiche, le fila che l'autrice tira all'interno di tutte le sue opere, cercando, come è tipico della critica letteraria, le affinità tra le varie opere, quindi i punti di contatto, ma anche gli sviluppi, cioè come la Ferrante attraverso le sue opere porti avanti dei topoi fissi, ma li faccia anche evolvere di opera in opera. C'è molta attenzione all'Amica geniale, che è sicuramente l'opera che ha reso famosa, se vogliamo, la Ferrante nel mondo, ma si parla moltissimo anche delle altre opere. Chiaramente, se siete quel genere di lettore che non vuole spoiler, questo lo dovete leggere dopo aver letto tutte le opere, perché chiaramente lei qui analizza anche passi dei vari libri e quindi capita che lei parli anche degli ultimi libri della tetralogia. Quindi il consiglio è sia per capire di che cosa la De Rogatis parla, ma soprattutto per apprezzare appieno il ragionamento che c'è dietro, leggete quantomeno tutta la tetralogia e se riuscite a recuperare qualche altro testo proprio per farvi un'idea dello stile e delle tematiche in modo poi da riuscire a seguire il ragionamento. Un testo veramente prezioso, sono super contenta di poterlo aggiungere alla libreria. Altra auctoritas nel mondo della letteratura è sicuramente Franca Cavagnoli, in questo caso parliamo di autorità nel mondo della traduzione. Traduzione, permettetemi la polemica, che mi sembra che ogni tanto venga un po' sottovalutata, soprattutto negli ultimi periodi, ma che rimane una scienza, rimane una materia di studio e rimane uno di quegli ambiti di studio nel quale non si finisce mai di imparare, perché il bello, ma anche la difficoltà delle lingue, che sono delle lingue vive ovviamente, che sono degli organismi viventi, che mutano, che cambiano continuamente e costantemente con l'utilizzo da parte dei parlanti, e quindi non si finisce mai di imparare non solo la lingua, ma la cultura di cui quella lingua è espressione. Tradurre è uno dei compiti più ardui e ingrati, secondo me, all'interno dell'editoria, perché non è
un mero trasporre a livello linguistico e letterale una serie di parole o di sintagmi, si tratta di trasdurre e di trasferire dei messaggi da una cultura ad un'altra. Ecco, la Cavagnoli, non avevo dubbi, spiega perfettamente che cosa sia il lavoro del traduttore. Il testo si chiama La voce del testo, l'arte e il mestiere di tradurre, e già il titolo vi dà l'idea di dove vuole andare a parare. È organizzato benissimo, se notate io l'ho veramente studiato perché è una Bibbia. Analizza il mestiere del traduttore passo per passo, dividendolo in varie fasi, facendo anche degli esempi. È un testo di studio, certamente, ma è, secondo me, alla portata anche di tutti quei lettori che sono incuriositi da quella che è l'opera di traduzione. E al lettore spesso la Cavagnoli si rivolge, non si rivolge solo a aspiranti traduttori o a colleghi traduttori, anzi, spesso rivolge proprio al lettore l'invito a riflettere su quello che ha davanti. Ci sono anche delle prove di traduzione, degli esempi di diverse traduzioni, e è veramente un bellissimo viaggio nel mondo della traduzione, che era lì da tanto tempo che aspettavo di leggere. Sono ancora una volta super contenta di essere riuscita a recuperarlo. E visto che ci stiamo occupando di non fiction è anche Transiberiana di Vittorio Russo, che mi hanno gentilmente inviato i caroni, come direbbe Tegamini, della Sandro Tetti Editore. Sandro Tetti mi ha contattata, le edizioni mi hanno contattata per chiedermi se potevano inviarmi dei testi che secondo loro mi sarebbero interessati all'interno del loro catalogo. Me ne hanno inviati due, il secondo devo ancora leggerlo, ma con questo non hanno assolutamente sbagliato. Anzi, Transiberiana è un diario di viaggio che racconta l'itinerario di Vittorio Russo appunto sulla Transiberiana. Devo ammettere che è interessantissimo e che è uno di quei testi che magari esce dalla comfort zone, nel senso che è una lettura di viaggio, ma di una parte di mondo che io conosco molto poco. Tanto per dirvi, io ho scoperto solo leggendo quale fosse effettivamente sulla cartina la tratta che la Transiberiana affronta. Racconta il viaggio, i posti visti, le persone incontrate. Ci sono tantissimi spunti di riflessione, ma anche tantissimi spunti di conoscenza ulteriore della storia e della cultura sovietica. Ci sono anche delle bellissime foto al centro che corredano al racconto. Peccato non ce ne siano di più, perché le foto di viaggio io le amo alla follia e trovo che arricchiscano tantissimo questo genere di narrazione. È sicuramente un libro molto interessante che, letto in spiaggia con 35 gradi, faceva sognare le steppe innevate della Russia. Ho amato moltissimo. Il libro certamente adatto a questo periodo che mi ha inviato l'autrice è Una ragazza inglese di Beatrice Mariani. Era un po' che non leggevo questo genere di letteratura e l'ho detto anche all'autrice quando me l'ha scritto, le ho anche detto che però sarei stata contenta di leggerlo proprio in questo periodo, perché non lo so, io d'estate alterno letture un pochino più impegnate a letture decisamente, come dire, di respiro più semplice. Questa è una classica vicenda al femminile, una giovane ragazza mezza italiana e mezza inglese che dopo la morte dei genitori si trova a dover affrontare un netto cambio della sua vita. È molto giovane, deve decidere cosa fare della sua vita. Decide di prendersi una pausa di un'estate e di andare a Roma come ragazza alla pari a casa di una famiglia. Chiaramente sul suo cammino si troverà un uomo molto diverso da lei, con il quale inizialmente non sembra avere nulla a che fare, ma che poi chiaramente le cambierà la vita in maniera abbastanza inaspettata. Chiaro, non stiamo parlando di trame mai lette, non stiamo parlando di twist di trama incredibili, però è la classica lettura estiva, piacevole, di intrattenimento, una bella protagonista, una bella vicenda, perché no?
Sempre di relazioni uomo-donna, ma decisamente più complesse e raccontate anche con uno stile nettamente più improntato non solo all'ironia, ma al far riflettere il lettore su quelli che sono i meccanismi delle relazioni uomo-donna, che ritorna in questo video, torna più di una volta, è Senza responsabilità personale di Lena Anderson, un testo che mi hanno inviato dalle edizioni EO e che mi ha veramente stupito in positivo. Allora, ho scoperto solo dopo essere il secondo che l'autrice dedica a questo personaggio femminile, ma sono assolutamente svincolati uno dall'altro. Qui c'è questa donna che incontra un uomo che da subito le dice che è sposato, le dice che non vuole una relazione seria con lei, le dice che non vuole avere nessun tipo di quello che gli inglesi chiamano strings attached, cioè non vuole legami, non vuole responsabilità, non vuole nulla. Eppure lei è fermamente convinta che lui menta, che in realtà lui la ami, che in realtà lui la cerchi, che in realtà lui cerchi una scappatoia dal suo matrimonio. In un primo momento questa tendenza della protagonista a fraintendere quello che lui le dice, cioè lui le dice non sentiamoci per telefono e lei dice lui mi ha detto così ma in realtà voleva dire che lo devo chiamare. Allora in un primo momento fa quasi sorridere perché probabilmente riconosciamo dei meccanismi che ci hanno inculcato non so bene quando il famoso luogo comune del dice di no, ma in realtà sta dicendo di sì. Ecco, più va avanti la vicenda, più ci rendiamo conto che ci troviamo invece davanti a un rapporto malato, a un rapporto patologico, perché non solo lei fraintende quello che lui le dice, ma a un certo punto si confondono talmente tanto le acque che anche lui inizia a vacillare. E quindi sono entrambi immersi in questo liquido amniotico in cui i messaggi che si scambiano non sono più chiari, non si capisce più davvero chi vuole cosa, chi cerca chi e soprattutto se davvero ci sarà una via d'uscita da questa relazione che diventa di momento in momento, di pagina in pagina, sempre più tossica per entrambi. È un testo veramente incredibile. Perché si fa leggere ancora una volta molto facilmente, ma è un altro di quei testi che lo chiudete e rimane con voi, nel senso che poi ogni tanto continuate a ripensarci. Il classico libro che quando la vostra amica vi racconta dell'ultimo ragazzo incontrato fuori che le ha mandato dei messaggi ambigui, vi torna in mente come un boomerang. Ecco, questo è un libro che secondo me rimane con il lettore anche a distanza e ogni tanto torna a sgomitare. Una bellissima scoperta, tra l'altro una bellissima penna. Chiudiamo il video con il primo libro di una trilogia, la nuova trilogia presentata da Fazzi, La famiglia Aubrey, Rebecca West. In realtà la famiglia Aubrey è il nome della trilogia, il nome dei protagonisti. Il titolo originale di questo primo volume è The Fountain Overflows. Quindi la fontana che trasborda, insomma. È un testo del 1956, per la prima volta pubblicato in Italia. Rebecca West, famosa per essere stata all'interno del cerchio di Bloomsbury, amica intima di Virginia Woolf, di Vanessa Bell, amante di H.G. Wells. Scrittrice, giornalista, una penna di una certa rilevanza che in questi volumi ha trasferito parte della sua vicenda biografica e familiare, chiaramente arricchendola di elementi fantastici e fantasiosi. La storia è quella di questa famiglia Aubrey, guidata da due genitori quanto mai squinternati. La madre è una pianista che ha dovuto abbandonare il mondo dei concerti, ci sono poi i figli che lei cresce nella completa adorazione per il mondo musicale, per il talento, la continua ricerca di un grande talento musicale e poi c'è il marito, che è un incrocio tra un idealista e un bambino, un ragazzino. In mezzo ci sono i figli, ci viene raccontata la vicenda dal punto di vista di una delle figlie. Di cui sappiamo poco perché lei da persona
scontato la sua età, dà per scontato il suo corpo, la sua fisicità, ma dà molta attenzione all'esterno, a quello che è l'essenza delle cose. Sono un po' naive, vivono in questo mondo un po' particolare. Mi ha affascinata, non ve lo nego, sono curiosa di leggere i prossimi capitoli della serie, anche se lo stile della West per me risulta un pochino faticoso da digerire, è molto dettagliato, molto descrittivo, è particolarmente classico, pur essendo degli anni 50, è uno stile bello tosto, non è una narrazione che si fa leggere velocemente, parliamo anche di più di 500 pagine, quindi sono curiosa di vedere come la trama va avanti, pur non essendo stata totalmente rapita dallo stile della West, i suoi personaggi però hanno di qualcosa da raccontare, sono molto curiosa di vedere come procede la storia. Bene, questo è tutto per questo secondo video dedicato alle letture di quest'estate, fatemi sapere se li avete letti, se vi hanno incuriosito in maniera particolare e io vi mando un bacione e vi do appuntamento sempre qui sul canale quando capita con i nuovi video.